La bici mi ha insegnato tanto. Ti insegna a soffrire, a tenere duro in qualsiasi caso. Ti fa crescere, secondo me, come persona. Era il 25 marzo del 2011, stavo rientrando dalla solita sgambata prima delle corse, quando ad una rotonda a una quindicina di chilometri da casa mia un'auto non si è fermata ad uno stop e mi è venuta addosso dal fianco destro. Mi ha colpito ad oltre 70 all'ora e mi sono rialzato ritrovandomi dalla parte opposta della rotonda. Stavo tornando da un allenamento con degli amici fuori Torino, c'era un po' di traffico, tenevo la destra, di fianco a me c'erano delle file di macchine, in prossimità di un incrocio, quando ero proprio al centro, le macchine di fianco a me si sono aperte ed è spuntata in mezzo una macchina che mi ha caricato e mi ha centrato in pieno. Mi ricordo soltanto che questa signora cercava di spostare la mia bici per far vedere che arrivavo contro mano e poi ho dei ricordi di un mio amico che passava per caso con sua mamma in quella strada e riconoscendomi si è fermato. Organizzo con due altri miei amici un giro molto lungo nelle Alpi, in Alta Val Susa. Parto alle 7 del mattino proprio da Susa, dal corso principale. Non faccio caso ovviamente a tutto il traffico che è nel mio senso contrario, perché andava verso Torino senza particolari problemi, se non che un anzianotto con una panda vede un parcheggio alle mie spalle e svolta improvvisamente a sinistra, perché chissà mai che glielo rubassero, incrociando pienamente la mia traiettoria. Ero dalle parti di Biella, ad Andorno Micca, in un falso piano in discesa su una statale. Mi sono entrato in una rotonda e una macchina, senza vedermi, è entrata mentre io stavo uscendo e mi ha preso sulla destra. Io ho fatto una capriola sopra la macchina e mi sono ritrovato sull'asfalto circa 10 metri più in là. Ho sbattuto la spalla destra, mi si è abbassata e spostata la scapola destra, e poi l'istante che mi ricordo subito dopo è quello in cui sono gli occhi a tanto così dall'asfalto, con il casco che gratta sull'asfalto e io che mi prendo qualche abrasione. Perdo conoscenza per in realtà pochissimi istanti, pochi secondi, ma mi ritrovo subito con un paio di persone attorno, viste dal basso verso l'alto, guarda caso, aspetto anche un po' grottesco, questo capita di fronte all'ingresso dell'ospedale di Susa. Mi sono ritrovato in ospedale praticamente, dove mi hanno riscontrato prima di tutto delle fratture alle costole e dopo aver visto del sangue uscire dalla bocca si sono preoccupati un attimino. Avevo un foro nel polmone. Successivamente, facendo fatica a camminare, dagli esami hanno riscontrato anche una frattura completa della colonna vertebrale tra la terza e la quarta vertebra lombare. La prognosi non era delle migliori. Avevo due vertebre schiacciate, trauma cranico, commozione cerebrale, un polso rotto, un mignolo rotto e un gomito lussato. L'impatto è stato duro sulle ossa ma anche sul morale. Non ho smesso di andare in bicicletta, anzi vado più di prima, però il percorso di riabilitazione non è stato dei più facili. La ripresa è stata lunghissima, ho fatto un mese completamente sdraiato in un letto senza potermi alzare per nulla e altri due mesi portando un busto rigido. Dopo quattro mesi di stop sono ritornato in bici. E dopo un altro mese di allenamenti sono riuscito a ritornare a correre. Da lì in poi diciamo che è un po' cambiata la percezione di essere in mezzo al traffico o comunque avere a che fare con le auto. Questo signore andava in realtà veramente piano, non era stato solo disattento, e nonostante quello una piccola disattenzione sua ha causato appunto un mese e qualche problema fisico a me. Quello che mi porto a casa dopo questa disavventura è proprio il fatto che sia imprevedibile un incidente, è al di fuori delle proprie capacità di prevedere le situazioni.
sono stato a pedalare in altre città europee, Londra, Berlino, Amsterdam, dove c'è un'attenzione al ciclista un pelo più elevata e dove c'è un rispetto e una condivisione della strada nettamente più alti. Però d'altro canto anche il ciclista ha una conoscenza delle regole, ha una conoscenza del mezzo, di come si va in bicicletta molto più elevata. Sì, in città in bici ci si può andare, è comodo, è conveniente, ma ci sono una serie di regole non scritte e di accorgimenti. Il fatto di andare in bici oggi è perché si risparmia proprio in qualità di vita. Ho iniziato a correre a 6 anni, ho iniziato ad andare in bici quando ne avevo 4, quindi sono 20 anni che corro, mi sposto con quel mezzo e ti insegna tanto, ti dà delle regole importantissime non solo nello sport ma anche nella vita. La tranquillità, il relax lo trovo stando sui pedali, pedalando in salita, sentendo il mio respiro, la fatica, il rumore della catena. Ti spinge, ti aiuta a oltrepassare i tuoi limiti e a migliorare sempre di più come uomo, più che come atleta, come ciclista in questo caso.